Attraversare la carreggiata in una zona sprovvista di strisce pedonali non solo non è agevole, ma può essere anche molto pericoloso. Tra le mancanze che il consigliere dei 5 Stelle Paolo Sola addossa all'amministrazione Masci, c'è proprio la segnaletica che dopo il passaggio del Giro d'Italia non è stata ripristinata. Ci siamo qui in Piazza Garibaldi per denunciare nuovamente questa situazione di abbandono e di insicurezza stradale a cui l'intera zona è stata, diciamo, relegata ormai da 3 mesi a questa parte, da quando, dopo il passaggio del Giro d'Italia, questa strada, così come altre nella nostra città, è stata interessata dal rifacimento degli asfalti, fatto salvo il fatto che poi siamo rimasti fermi al giorno stesso, nel senso che nulla è stato ripristinato in termini di strisce pedonali, corsie degli autobus, delimitazioni dei parcheggi sia per disabili che carico e scarico a servizio delle attività commerciali, le case avanzate che con tanta fatica eravamo riusciti a inserire nella segnaletica orizzontale della nostra città, qui all'angolo tra via dei Bastioni e via d'Annunzio. Nulla di tutto questo è stato ripristinato, ormai appunto da 3 mesi tutti i residenti, i commercianti si trovano a dover vivere una situazione di insicurezza quotidiana che si manifesta anche nella semplice difficoltà ad attraversare la strada senza appunto una delimitazione ben distinta. Il Movimento 5 Stelle ha presentato in Consiglio Comunale 2 interrogazioni, una a giugno e l'altra a luglio. Risposta che in realtà ha del comico, perché si limita a dire che si provvederà quanto prima a ripristinare le segnaletiche. Una risposta chiaramente inaccettabile perché, ripeto, qui una zona importante della città da 3 mesi è relegata a uno stato di abbandono, ma è una risposta che fondamentalmente è sintomatica anche di quel disinteresse verso la manutenzione stradale che ogni giorno vediamo in ogni parte della città. Sono centinaia i cittadini che quotidianamente segnalano in varie zone voragini, buche, diciamo, di servizi di qualunque tipo, a testimonianza appunto di come ci sia un grave problema sotto questo punto di vista.